Buongiorno, oggi mi trovo di nuovo al Rockefeller Center, che è là dietro, perché sto per andare a esplorare il Nintendo Store New York, che è un gigantesco store dedicato a Nintendo su due piani che sembra veramente interessante. Ogni volta che passo qua davanti penso devo entrare, ma non sono ancora entrato perché volevo aspettare a farci il video e oggi finalmente è arrivato il giorno. Ora, lo store apre nel 2005 qua a New York. Prima era un Pokémon Center, poi lo trasformano e diventa Nintendo World, che poi negli anni ha cambiato nome in Nintendo NY, Nintendo New York. E quindi bando alle ciance e andiamo a esplorare. C'è ovviamente statua di Super Mario e spesso c'è la coda, vedete che c'è la... perché si forma la coda lunghissima anche qua. Ok, vediamo. Maglietta, no, il cappello è bellissimo. Voglio il dannazione. Spenderò tutti i miei soldi, già lo so. Facciamoci un bel giro ed esploriamolo bene. Qua ci sono innanzitutto un sacco di Nintendo Switch. Questi sono il modello Lite, quello più piccolino. Arriviamo poi qua alla Switch, l'ultima uscita. Oh, c'è anche la Switch classica, che è quella che ho io. Dopodiché passiamo a una selezione di giochi, gadget e accessori. Tutti i colori dei controller. Questo è molto bello. Cover. Ah, qua ci sono quelli interattivi con cui puoi giocare con la realtà aumentata nella vita reale. Un cappello di Luigi, bellissimo. E di Mario anche, ovviamente. Action figure. Oh, questi sì, li puoi pilotare, ho presente. E qua abbiamo gli spartiti per la chitarra. Ma a noi interessa il merchandise. Peluche di qualsiasi cosa. Anche la maglia di Luigi col cappello di Luigi oppure di Mario. Donkey Kong, tazze tema Super Mario, c'è veramente di tutto. C'è anche un Bowser gigante. Bello, sembra di essere in un parco divertimenti, è tutto super tematizzato. Oltre alle magliette delle action figure, bella questa di Super Mario. Ok. No, vabbè, l'albero di Natale di Zelda, potrebbe essere una giocata incredibile. Cioè, così alla fine avrei anche un albero di Natale in casa. Quanto costa? C'è sempre curiosità. $29. Ok. Ah, col cappello e la sciarpa tematizzati, sempre tema feste. No, ok, questa è la zona proprio festiva. Bella anche questa. Ok. Ma, come vi dicevo, sono due piani. Quindi c'è anche il piano sopra. Qua c'è uno stand per Pokémon Diamante e Perla. Guardate sull'ascensore tutte le figure dei personaggi. Ok, andiamo su. Perché come vi dicevo era un Pokémon Center una volta e c'è ancora comunque anche il Pokémon Center, sempre qua dentro. Altri schermi. No, vabbè, che figata. Super Mario, bellissimo. Ok, cominciamo da questo lato. Abbiamo ovviamente un Pikachu con i personaggi del videogame. Ciao Pikachu. Ma qua ci sono dei pezzi di storia. Entertainment System di Nintendo. Dovevo venirci con Franz qua, mi avrebbe raccontato un miliardo di cose. Il mio primo Game Boy è stato il Game Boy Advance. Oggi non sentirete affascinante, ma sentirete fichissimo per tutto il video. Perché è veramente fichissimo, ma anche affascinante. E che quando mi fisso con una parola poi la uso sempre, quindi fate bene una ragione. Sto perdendo il fascino per affascinante. Quindi a un certo punto comincerò a usare un'altra parola tantissimo, ma quando succederà lo capirete, da soli. La felpa di Metroid, peluche dei Pokémon, un Charizard, Blastoise, Squirtle. No, lo zaino di Pikachu è bellissimo. Cioè, non credo lo userei, ma questa è la cosa più tenera che io abbia mai visto in vita mia. Questa roba è proprio super giapponese, con tutte le versioni di Pikachu. Eevee, questi cosa sono? Ah, questa è la sezione Pokémon Center, sono le spille. Le borracce, io ho perso la mia borraccia quando ero a Cancun, quindi era bruttissima questa. Ok, proseguiamo. Animal Crossing, ovviamente con tutti i peluche annessi. Ok, guardiamo ancora questa zona di Zelda, del merchandise. Queste sono mentine tematizzate. Qua c'è la spada di Zelda e qua c'è la statua di Link. Ok, ma puoi provare i giochi Nintendo. E c'è anche la zona principale, che è questa, con il mega schermo su cui puoi giocare ai giochi Nintendo. Fortnite, belle quelle. Donkey Kong, c'è veramente di tutto. Guardate quante cavolo sono. Detective Pikachu. Ok. Lo sapevo che era qua. Ho appena visto una cosa incredibile. Questo è il Game Boy che è stato danneggiato durante la guerra del Golfo, durante un bombardamento nel 1990-91, e funziona ancora. Cioè, guardate l'involucro. È proprio stato al centro dell'esplosione. Guardate quanto è disastrato, eppure funziona. Lo tengono ovviamente collegato alla corrente, ma è assurda questa cosa. Oddio, non ha uno schermo bellissimo, però funziona. Ed è esattamente quello che è stato bombardato. Pazzesca. Questa roba è fuori di testa, veramente. Altre postazioni di gioco, come vedete. E poi c'è ancora una vetrina centrale
con tutta la storia dei giochi Nintendo. Con i vari 3DS, me li ricordo questi. Il Rosso Fuoco e Verde Foglia, che erano i miei giochi preferiti di Pokémon. Io sognavo di avere questo. Era un'edizione limitata. Il 2DS, Game Boy. L'originale DS, ce l'aveva un mio amico. Io ho avuto il DS Lite come secondo Game Boy, perché mi avevano rubato il Game Boy originale. Ci ho fatto un video sul canale, ve lo lascio linkato. Game Boy Advance, me lo ricordo, mamma mia, ce l'aveva sempre quest'altro mio amico. Game Boy Color, che adesso ho anch'io, l'ho ricomprato. E altri Game Boy Light, questo è il Game Boy originale. E poi altri giochi più vecchi. Interessante, che non conoscevo. Nintendo Super Famicom, io purtroppo non li conosco tutti, per quanto abbiano una storia estremamente interessante. Dovrei approfondire. Vabbè, ovviamente la Wii che ho avuto, Wii U che è stato un grande fallimento, la Switch grande successo, Switch Lite e anche questa qua OLED mi dicono che il vero successo è stata la Switch. GameCube, Robotic Operating Buddy di Nintendo. Wow. Adesso lo mando a Otto e gli chiedo di farci un video. Sarebbe super interessante. Mario, è stato un piacere. Veramente fichissimo. Se venite a New York fate assolutamente un giro al Nintendo Store. Si trova di fianco al Rockefeller Center. Occhio perché difficilmente uscirete da qua senza aver comprato qualcosa, se siete appassionati. Io ci proverò oggi, ma tornerò di sicuro perché ci sono alcune cosette che mi piacerebbe avere. 1:37 later. Alla fine non ho resistito. Ora vi mostro. Voglio solo trovare uno spot dove fare tipo pranzo e poi mettermi a editare. Adesso cerco di capire. Thank you, bye. Non ho fatto molti acquisti a New York, ma questo Nintendo mi ha fregato. E sono stato anche bravo, c'erano un miliardo di cose interessanti. Questo è l'altro lato di Rockefeller e c'è il Tonight Show di Jimmy Fallon qua dentro. E poi ci sono, è tipo un centro commerciale con un sacco di posti dove fare shopping, mangiare. Quindi vado a esplorare. Queste porte girevoli. Questo è tipo un negozio degli NBC Studios. Ora in Christmas Edition esploriamo. Fatemi sapere se volete vederlo un po' meglio, che magari vi porto un altro giorno, perché ora la borraccia dell'NBC. Vabbè, ovviamente tazze, cappelli, The Voice, Ninja Warrior. Ora però continuo la mia ricerca di un posto dove mangiare un boccone e mettermi a editare. Fatemi sapere. Ok, ora vedo di entrare, c'è Abe all'interno. Sta facendo tipo un meeting, quindi non potrò parlare, quindi vi mostrerò il cibo. Muto! Bellissimo posto comunque. Ok, vi faccio vedere al volo cosa ho preso al Nintendo Store. In realtà un cappello di Nintendo che costa $20, è carissimo, non è neanche di che chissà che qualità. Però il giorno in cui andrò a fare il video agli Universal Studios in Giappone sono già attrezzato con un cappello apposta. Oppure lo posso usare nei parchi, insomma, Nintendo New York. Abe qua perché stiamo lavorando da casa. Tra l'altro, tomorrow we're gonna go do something really cool. Vedrete domani.